呀。Yeah, mm. yeah. Si, Chaitanya Jaya Nityānanda Jaya Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Bhakta Vrinda Hare Krishna benvenute benvenuti allo studio della Si Caitanya Charitamrita le giornate passano come un attimo eh, sembra che siamo sempre lì eh? nell'atto di prendere il libro, di aprirlo, Madhya Lila capitolo 22, il metodo del servizio devozionale. Senza esitazioni bisogna rifugiarsi esclusivamente in Sri Krishna con piena fiducia, lasciando le cattive compagnie e trascurando perfino le norme che regolano i quattro varna e i quattro asrami. In altre parole, bisogna abbandonare ogni attaccamento materiale. Avevamo letto ieri e Sarva Dharma Paritya il, 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 il principio dell'amore non è fatto di doveri, è proprio una, una tensione totale della, di se stessi verso l'amato. Da quel principio lì si manifesta tutto il resto. E Cetania dice, ascolta di Krishna, canta di Krishna e ricordati di Krishna. In questo modo, con una mente semplice, umile, tollerando le, le dualità di questo mondo rispettando tutti senza chiedere rispetto se ti impegni in questa attività nel canto e nell'ascolto del santo nome allora nama che non è diverso da nami si manifesterà nel tuo cuore ed è quello è come al, dopo la notte il sorgere del sole e noi aspettiamo quell'alba d'amore ma non può essere prodotta da noi, perché l'amore è una relazione con un altro, un altro, ed è lui che deve sorgere. Sorge nel tempio del mio cuore, o oh Krishna Morari, si Krishna Morari. Eh, Antara mandire jago jago Madhava Krishna Gopal Navarunasama Jago Ridoie Mama Sundar Giridari Navaruna Sama, come il sole nuovo, Ridoie Mama, eh, ma ma mio, Ridoie, il mio cuore, sorgi nel cuore. Sarva Dharma Paritia già, eh, dopo aver abbandonato tutte le categorie di doveri relativi alla religione, all'attività se verrai a me, se verrai a me dopo averli abbandonati, se verrai a me, non puoi venire a me portandoti ancora dietro delle, eh, degli affari in questo mondo perché le due cose sono incompatibili. È come, è come entrare nel fuoco. Eh, sotto forma di acqua, eh, eh, si, si, eh, si svanisce nel vapore subito, bisogna essere fuoco. Abbiamo visto ieri che ci diceva che il devoto acquisisce le stesse caratteristiche di Krishna. Se verrai a me, Dio la persona suprema, in cerca di rifugio, io ti proteggerò da tutte le reazioni colpevoli della vita, non temere. Bhaktavatsala Katakritagya Smarta Vadanya, Ena Krishna Chadi Pandita Nai Baje Anya. Se Krishna è molto buono con i suoi devoti, è sempre molto riconoscente, magnanimo ed è dotato di tutte le abilità. Un saggio non abbandona Krishna per adorare altri esseri. Spiegazione, una persona intelligente lascia la compagnia di coloro che sono attaccati alle cose di questo mondo e sono privi di coscienza di Krishna. Bisogna essere liberi da ogni genere di attaccamento materiale e si deve prendere pieno rifugio ai piedi di lotta di Krishna. Come si fa a, liberare, a liberarsi da ogni attaccamento materiale quando Ankarjuna dice è più facile controllare il vento della mente? Come fare? Bisogna trovare qualcosa di superiore, non c'è altro modo. Noi abbandoniamo qualcosa di inferiore solo trovando qualcosa di superiore. Allora perché il Santo Nome è così importante? Perché è proprio questo qualcosa di superiore. No? Quando Lui appare nel nostro cuore è la dimostrazione, cioè per tutti noi, Provate ad osservare ancora quando è notte, cosa vedete? Nulla. Però avete la fede che fra un po' incomincerà a rischiarare e poi dopo, piano piano, sorgerà il sole. Non è così? Quando sorge il sole, tutto è manifestato. Nella notte, cioè, co comprendiamo il senso, non la notte è solo mancanza di luce. Nel buio, eh, a ghiana, nella nell'ignoranza, non c'è consapevolezza. Ma che cos'è che ci porta alla luce? Siamo noi? No, è il sole, è un altro. L'amore non si fa da soli, è un altro. E Krishna dice, io sorgo quando tu hai abbandonato tutto. Eh? Quando hai abbandonato tutto, sarva d'arma, abbandona tutto. Allora io sorgo. Sorgendo <coughs> ci dimostra la sua infinita superiorità, preferite il buio. Mi dice, ma io ho il cellulare accendo la luce. Eh sì, c'è il cellulare, ma immaginate di non avere nulla. Cosa si fa con il buio? Non c'è possibilità. Ma il sole sorge e dopo c'è la perfetta realizzazione della superiorità. E quindi è molto facile abbandonare il buio per la luce. Ma fino a quando abbiamo attaccamenti non riusciamo a cogliere questo aspetto. Cioè questo buio resta costantemente nel nostro cuore. Dov'è? Dice ma adesso c'è la luce. Sì, ma proviamo a sondare il nostro cuore. Dov'è la certezza dell'amore? Questo è il buio. No? Dov'è l'amato? Dov'è l'abbraccio dell'amato? Dov'è il calore? come il bambino che cerca il calore dell'abbraccio della madre, il seno da succhiare. Dov'è? Eh? Alcuni dicono che eh, la scambiano con la conoscenza, o la scambiano con eh, il risultato delle attività, o dai poteri mistici, ma non è mica quello l'amato. Non si può soddisfare quello. Dov'è? No. Quindi deve sorgere un po' almeno. <coughs> più siamo puri e più sorge. Allora si vede la differenza e sei in grado di scegliere. Quindi è per quello che dice, Krishna è molto buono, è sempre riconoscente e magnanimo. Lui ha il desiderio di fare questo, ma noi dobbiamo diventare idonei ricettacoli di questo. Non possiamo dire oh Signore ti desidero, ti desidero e poi appena è lì noi ritorniamo a, ai nostri giochi materiali e non è possibile. Ka tastava aparam saranam samyad bhakta priad rita gira surida kritangiat sarvanda dati surido bajato bi kamam atmanam api upacharya pachio nayasya. Mio caro signore, tu sei molto affezionato ai tuoi devoti. Se hai anche un amico veritiero e riconoscente, quale uomo saggio ti lascerebbe per sottomettersi a qualcun altro? Cos'è questo qualcun altro? I nostri affari, il nostro egoismo. Per quello ho detto, sarva d'arma. Noi abbiamo questa lotta costante dentro di noi. E Arjuna dice: Perché non riesco a abbandonare queste cose? Perché non ci riesco? Nonostante che ho capito chi sei, perché non ci riesco? E che cosa gli dice Krishna? È solo la lussuria. Come vincere questa lussuria? Bisogna rendersi conto dei suoi... Una persona intelligente lascia la compagnia di coloro che non offrono quello che può offrire. No? Bisogna vedere, cogliere questa superiorità. Ma come si fa a coglierla se noi restiamo attaccati? È impossibile, perché non si può gustare pienamente. È lì che interviene il Santo Nome, in quest'era. In altre ere ci sono anche altri metodi, ma in quest'era non c'è altro modo. Capite, è un passaggio che non dipende da noi, non dipende dalle nostre capacità. È per quello che il Santo Nome non, non è una pratica, non è una pratica, perché la pratica siamo noi a farla ma è prendere rifugio, cioè rendersi doni al fatto che lui venga. Kirtania Sadari, come può essere sempre presente se io mi impegno ad acquisire quelle qualità che lo rendono sempre presente? Come vi ho fatto, c'è un esempio molto bello, che è quello della... Quando c'è alta pressione, tutte le nuvole fuggono. Quando c'è bassa pressione, tutte le nuvole arrivano. Che cos'è bassa pressione? Essere focalizzati alle cose di questo mondo. Eh, duca. Cos'è l'alta pressione? L'alta pressione è essere espansi nelle glorie del Signore. Allora le nuvole se ne vanno e, vi, e, e sorge il Sole. Quindi è molto importante capire come ottenere questo, questo dono in, 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 che, che non, non ha nulla di superiore a lui, che è il santo nome del Signore. Tutta la nostra, la tutte le nostre capacità devono essere lì, focalizzate lì. Noi a volte pensiamo che agisce automaticamente, no? Se sì, io lo canto, ma quello è una pratica e non funziona. Ci devo essere, cioè è l'offerta di me stesso. Prima, un attimo fa cantavo eh, Sri Rupa Manjari Pada, sei mora Sampada, sei mora", Sei mo, sei, sei, sei il mio. Sei la mia eh, Sei Mora, ehm, Sei Vrata, Sei Tapa, Sei Mora Mantra Japa, sei il mio, no? cioè io ci sono dentro. Sono io la pratica, non è un'abilità, sono io la pratica, quindi ci devo essere totalmente. Se ci sono totalmente, il Signore dice è molto buono con i suoi devoti, ma chi è il devoto? Devolve se stesso. Se stesso, non le sue capacità, non le sue abilità, non le sue energie. Se stesso. Eh? Se basta dire una volta sono tuo, tu sei mio, ma tuo chi? Che cosa? Non le abilità, non io, cioè la persona stessa. Il, questo è l'unico modo per che il, il, man, il, 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 ma, il Nama, cioè Krishna stesso, si manifesti. Lui vuole noi liberi da tutto il resto, che, che noi riteniamo buoni o cattivi. Infatti, Sarva Dharma non dice solo abbandona le cose cattive, ma anche quelle buone. Anzi, a volte sono un condizionamento più grande di quelle, perché non ce ne accorgiamo, pensiamo che siano buone qualità, ma non è così. Sono qualità che coprono la persona e uno allora eh, eh, fa una pratica. Mio caro Signore, tu sei molto affezionato ai tuoi devoti, sei anche un amico veritiero e riconoscente. Quale uomo saggio ti lascerebbe? per sottomettersi a qualcun altro. Questo è quel qualcun altro. Tu soddisfi tutti i desideri dei tuoi devoti, tanto che arrivi al punto di consegnarti personalmente a loro. Come farebbe Dio, la Persona Suprema, consegnarsi a una persona che non è per completamente dedicata al Signore? Non è possibile. Allora, eh, una, chiunque potrebbe manipolare addirittura Dio, la Persona Suprema, eppure non sei sminuito né accresciuto da questa attività perché è proprio la sua natura. Eh? Krishna è fatto del puro amore per Radha, Radha è fatto del puro amore per Cristo. Tutti e due puri si offrono l'uno all'altro più che a se stessi. Krishna non dimentica un attimo Radha, Gopal Bamsi Bajai Radhanamaki, eh? lui non lascia mai il suo flauto e il suo flauto non fa altro che cantare il santo nome di Radha. E Radha cosa fa? Non c'è un, un atomo in lei che non sia piena di Krishna, quello è l'amore. Appena c'è anche una piccola particella che è fuori, allora nasce il problema. Capite? E quindi lì è un potere suo, non nostro. È per quello che il Devoto dice sorgi nel Tempio del mio cuore. Sei tu che sorgi. E Krishna è così, sei molto affezionato, chiede così poco. In realtà il principio di una semplicità, alcune volte ieri sera abbiamo eh, quasi quasi ci spaventiamo perché c'è Narada che dice Uddava, Uddava, è molto difficile ottenere questo, per noi, per noi è quasi impossibile, no? lui Gopakumar, un pastorello, per lui è difficile ma è possibile. Non ci dobbiamo spaventare di queste cose perché non dipende da noi. Lui Può fare quello che vuole. Mio caro Signore, tu sei molto gentile, affezionato. È Lui che lo fa. Però noi dobbiamo essere totalmente in Lui. Questa è, è la spiritualità. La spiritualità non è una pratica. Non è una pratica. Eh? Fino a quando noi la vediamo come una pratica e non possiamo ottenere ciò che cerchiamo. Devo cantare bene, devo fare... No, io devo esserci. E ognuno di noi ha un modo, perché è una persona. Come faccio a offrirti tutto me stesso, Signore? E quello è... nessuno ce lo può dire. Noi vediamo eh, esempi. Per eh? esempio, Narada è molto felice di incontrare Gopakumar. Dice così posso capire l'amore di, di, di un pastorello di rage. Eh? In realtà noi camminiamo sulle orme di questi innamorati e da loro cogliamo questo. Ma siamo noi che dobbiamo capire come offrirci. Nessuno ce lo può dire come fare. Cioè noi prendiamo ispirazione. Ma siamo noi che dobbiamo abbandonarci a lui. Perché, solo quando c'è questo, Lui sorge nel tempio del nostro cuore. Vigya janera Aya, Yad Krishna Guna Gyana Anya taji bhaji Tate Uddhava Pramana. Ogni volta che una persona esperta sviluppa la vera coscienza di Krishna e le sue qualità trascendentali, lascia naturalmente ogni altro impegno e serve il Signore. Uddhava, eh, guarda caso, ce ne dà la dimostrazione. Uddhava, ieri sera abbiamo letto, dice: Io sono un moksha, sono. Eh, Capite l'umiltà? Non pensiamo mai di essere. Perché se pensiamo di essere, se, provate un attimo, soffermiamoci su questo punto. Se io penso di essere. Non, può essere, non posso essere permeato dall'amore di Dio, ma l'unico modo per essere permeato dall'amore di Dio è essere nell'amore di Dio, non essere in me stesso. È quello che il Signore, è come, è come il fatto che... Eh, se noi versiamo l'acqua, l'acqua va a finire nella parte più bassa, non resta nella parte più alta. Eh? Provate se, se, se avete una superficie, una no? terra anche, versate un, un bel secchietto d'acqua, dove va a finire l'acqua? Ciò che è bassa, si ferma lì. Dall'alto, no? quindi più basso di un filo d'erba nella strada, perché lì il Signore si, si pone, non si pone dove noi pensiamo d'essere. Oh, quale prodigio, putana, la sorella di Bakasura voleva uccidere Krishna facendogli scioccare il veleno che si era spalmato sul petto, ma se Krishna l'accettò come sua madre, permettendolo così di raggiungere la destinazione degna della madre di Krishna. In chi dovrei prendere rifugio se non in Krishna, che è il più misericordioso? Questo è il verso che citò eh, Mukunda davanti a Pundarika Vaidianidi. E Pundi Pundarika Vidyanidhi, apparentemente un materialista, così, un Visai, sentendo questo verso, e il suo cuore si ruppe in mille pezzi. Qui chiaramente c'è una storia di. Ma allora, anche se sono come Putana, è... È va bene, no? sì, ma bisogna conoscere tutta la storia, no? c'è tutta una storia dietro. E poi il lila del Signore è, una sua, è un suo gioco. Eh? Se noi pensiamo di essere nel lila del Signore, forse avremo qualche problema. Sarangatera, Akincianera, Eka, Ilakshana, Tara Pravesaye, Atmasamarpana. Ci sono due categorie di, de di devoti. Coloro che sono completamente sazi e liberi da tutti i desideri materiali e coloro che sono completamente sottomessi ai piedi di loto del Signore. Le loro qualità sono identiche, ma coloro, eh, l'abbiamo spiegato molte volte, che sono pienamente sottomessi ai piedi di loto del Signore, sono dotati di un'altra qualità trascendentale, Atma Samarpana, completa resa senza riserva l'acqua si ferma lì, il massimo della misericordia si ferma lì. Ci sono anche devoti esperti no? che sono veramente dedicati, ma non hanno questo abbandono totale. No? Vediamo per esempio l'esempio di, di Vidura. Eh, Vidura è, è così caro a tutti per questa sua qualità. Oh, Udava stesso anche, no? ma vidura, vidura ne è proprio un esempio lampante. Proprio la, la dolcezza della sua personalità, che no? si preoccupa di suo fratello nonostante gliene combinati tutti i colori. È quello. An, Anukulassya sankalpa pratikulassya. Varjanam Raksasyatiti, visvaso Gopitritve, Varanam Tata, Atma, Niksepa, Karpany, Sadviddi, Sarangatai. Eh, mm, mm, un famoso yeah, verso. Le sei categorie della sottomissione sono l'accoglimento di ciò che è favorevole al servizio di devozione, Ankul. Rifugio di ciò che è sfavorevole. Il, scusate, il rifiuto di ciò che è sfavorevole. La convinzione che Cristo ci proteggerà. Il riconoscimento che il Signore è il nostro tutore o padrone e la completa sottomissione e l'umiltà. Allora, sottomissione. accoglimento di ciò che è favorevole rifiuto di ciò che è sfavorevole avere l'assoluta convinzione che Cristo ci proteggerà sempre il riconoscimento che il Signore è il nostro no, qui dice padrone tutore o padrone padrone cioè nel senso che noi siamo, esistiamo per il, la sua felicità, la completa sottomissione a questo principio e l'umiltà. Che l'umiltà, nella sua eccezione più elevata, è il principio supremo, eh? quando. C'è questo, il Signore è sempre, è sempre lì, eh? non può andarsene. E come, come vi ho detto, se c'è una, una depressione, l'acqua sta lì, non va, non, non è che sale l'acqua, è lì. E la misericordia del Signore si depone lì. Eh? Eh, Bilbamangala Thakur dice, prova, sì, puoi lasciare la mia mano, puoi fare… Ma prova a lasciare il mio cuore, non puoi perché il Signore dice: Io non, non mi appartengo, appartengo a quei devoti che si sono dedicati completamente a me, si sono abbandonati completamente a me. Io sono dove sei? Eh? Dove sei? Sei a Vaikunta, sei nel cuore degli yogi, sei qua, sei là. No, io sono là dove i miei devoti insieme condividono questo amore. Tavakatamritaptajima. Eh? È lì il Signore. Una persona pienamente arresa possiede queste sei caratteristiche. Accettare tutto ciò che è favorevole, rifiutare ciò che è sfavorevole. essere fermamente convinto che Cristo lo proteggerà in qualunque situazione, in realtà nessun altro può offrire reale protezione. L'abbiamo visto, chi ce la può offrire? Eh, abbiamo visto persone ricchissime eh, avere una malattia e anche tutti i soldi che hanno non possono dargli un, un secondo in più di vita. Sì. No, e questo, quello è il devoto non è il corpo materiale, è importante da capire chi siamo. Allora, da una parte non sono questo corpo e poi dopo Signore, perché permette questo? Ma mica sei quello, quello lo di, lo, vi ricordate con Sanatana Goswami l'abbiamo ripetuto varie volte. Signore, io voglio morire perché c'è questo corpo che dice, se ma come? Prima ti sei abbandonato a me e hai detto sono tuo e adesso fai i piani separati? Il corpo è un'energia di Dio, è l'anima, noi siamo l'anima. No? E l'anima deve, deve ha la possibilità di fare quello che stiamo leggendo adesso. Prendere completo rifugio. Perché l'anima non potrà mai essere soggetta all'energia materiale se si rifugia in Cristo. Mai. Ma se uno pensa che questo riguarda anche il corpo è un'illusione. No? E tanti purtroppo fanno questo errore restano molto perplessi, uh -huh. c'è rimasto Arjuna dice Signore, ma qui adesso succede il caos, tutti i miei amati, eh, cugini, parenti, le mogli, i bambini, dice eh, il, il Cristo, gli dice, ma tu parli, parli da saggio di, di questo mondo, non della realtà spirituale. Dobbiamo comprendere, è per quello che Ribadiamo costantemente che senza il sorgere del Santo Nome nel nostro cuore non è possibile realmente comprendere queste cose. Noi le diciamo agli altri: non sono questo corpo, sono l'anima. Ma questo vuol dire tutto e niente, cioè è la verità, ma l'abbiamo realizzato? Se non ne... non è, realizzato la è certo solo quando non neanche questo l'abbiamo appena detto solo quando Krishna sorge nel tuo cuore noi non possiamo realizzare il corpo spirituale perché sarebbe un potere nostro noi vediamo noi stessi solo negli occhi dell'amato solo quando lui sorge illumina noi stessi se lui non sorge noi possiamo fare tutto, ma saremo sempre nel buio dell'ignoranza. No, non c'è possibilità con i propri mezzi o con i mezzi di chiunque altro se non di Sri Krishna, di una persona suprema, di eh, avere la, la comprensione della relazione. È impossibile, perché è proprio una relazione con Lui. Dobbiamo essere consapevoli, altrimenti penseremo che c'è qualcosa per ottenere e noi lavoreremo per ottenerlo, ma non c'è nulla da ottenere. È Lui che si deve manifestare. Quando, l'abbiamo appena letto, queste sono i sei, le sei fasi dell'abbandono, quando c'è questo abbandono, Lui viene. Dopo la notte il sole sorge. Guarda caso, ci dà anche un bel esempio questo. Che cos'è la notte? È la morte a se stessi. No? Allora lui viene e illumina. E viene detto che tutte le fiaccole del mondo a mezzogiorno non illuminano ben niente. È uno spreco. Noi potremmo accendere, avete mai visto di giorno a volte capita eh, ma guarda questi sprecano i soldi tenendo l'illuminazione cittadina accesa ma fa qualcosa l'illuminazione cittadina di giorno a mezzogiorno capite questa è l'illusione di poter fare qualcosa non possiamo fare niente ma quando c'è eh... La giusta attitudine allora il Signore viene e, e rischiara veramente. Noi possiamo applicare questi principi di abbandono? Sì, bisogna applicare questi principi ah, di abbandono, ma come fare solo con il canto del Santo Nome? In questa era non c'è altro modo. Sono nel cuore di ogni essere, da me viene il ricordo, la conoscenza e l'oblio, da me non dalle tue capacità, viene il ricordo, la conoscenza e l'oblia. Il fine di tutti i veda è quello di conoscermi. In verità io sono colui che ha composto il veda, il vedante, cioè la conclusione, la, la, la verità assoluta. Sono colui che conosce il veda. Krishna nel cuore di ognuno, secondo la posizione dell'essere individuale, si comporta in modo differente. Più chiaro di così. Secondo la posizione... Il, il livello di abbandono, lui si comporta in modo differente. Per la sua stessa natura l'essere individuale deve rimanere o sotto la protezione dell'energia illusoria o sotto la protezione personale di Krishna. Quindi cosa significa abbandono? Lasciare la protezione dell'energia materiale per porsi sotto la protezione. Eh, Ricordati sempre di me, non dimenticarmi mai. Grazie. Quando, quando l'essere individuale è pienamente arreso, si situa sotto la protezione di Krishna. Quando è pienamente arreso. Quanto? 99,999? Qua, quando è pienamente arreso, chiaramente quella è la perfezione, infatti prima detto, a secondo la posizione dell'essere individuale, Krishna si comporta nel modo, in modo differente. E subito dopo dice, quando è pienamente arreso, allora è completamente sotto la protezione di Krishna. Allora Krishna dà l'intelligenza, eh? eh, eh, i versi del... del, del Chatus Loki. Um, vabbè, dice io oh, oh, do l'intelligenza con la quale possono venire a me. Da l'intelligenza grazie alla quale si potrà avanzare nella realizzazione spirituale. Capite? Ma questo è dopo. Anche adesso, in base a Yatam Mamprapadyante, no? Ma adesso è più che altro per arrivare all'abbandono. Dopo invece si entrerà nella relazione. I non devociti, invece, essendo situati sotto la protezione dell'energia illusoria, che è lui, è sempre lui, ma nella posizione di un tutore, dimenticano sempre più la loro relazione con Krishna. E la sviluppano sempre di più con il tutore. Talvolta ci viene chiesto perché Krishna induce a dimenticare. Krishna induce il suo devoto a dimenticare le attività materiali e attraverso Maya induce il non devoto a dimenticare il servizio devozionale. Se non è ben chiaro questo, Maya, Maya non è solo eh, non so, il desiderio di godere delle cose. Ma è la dimenticanza di Dio. Alcuni non, non riescono a realizzarlo questo. Cioè, Se noi ci mettiamo Maya, togliamo Krishna. Non è semplicemente è così, un, un, un divertimento. Krishna induce il devoto. A dimenticare le attività materiali a ricordarsi di lui e induce il non devoto a dimenticarsi di lui e ad attaccarsi alle cose materiali. Questo è detto Apoana Apoanamcha. Eh, non mi viene, eh, comunque i, 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 i due versi, il, 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 il il terzo e il quarto verso del Chetusloki della Bhagavad Gita. Vacha, ta tan stan modate La persona che ha completamente sottomesso il proprio corpo si rifugia nel luogo santo dove Krishna ha manifestato i suoi divertimenti e prega con il Signore. Mio Signore, io sono tuo. Così pensando sperimenta la felicità spirituale. Quello che dicevamo prima, ma lo dico, sono tuo? Sono tuo fin tanto che va bene o sono tuo anche quando non, mi sembra che non va più bene? E questo è il punto. No? Come faccio a dire sono tuo sempre? solo quando Krishna è sorto nel tempio del nostro cuore. E allora si vedrà sempre la superiorità del sole su tutto. Non c'è qualcuno che lo può offuscare. Avete mai visto qualcosa che può offuscare il sole a mezzogiorno? Puoi essere solo tu. Che ti metti le mani davanti agli occhi o vai in una stanza buia, ma come puoi offuscare il sole a mezzogiorno? Come puoi rischiarare a mezzanotte come il sole a mezzogiorno? Non è possibile, ma voi l'avete mai visto? Anche un campo sportivo, avete visto che hanno lampioni enormi, fari, per... ma è solo lì. Se voi alzate lo sguardo vedete tutto buio intorno. L'uomo non può rischiarare come il sole e non può oscurare il sole. Quindi la superiorità del sole, è un esempio del sole, del, del sorgere di Krishna, non è paragonabile a niente altro. Quindi una volta che ce l'hai, lo vedi, ma se non ce l'hai, hai il dubbio. Eh, è quello che prega Arjuna, togli questo dubbio perché io ancora non riesco a, vedere, a vederti completamente. Ma Krishna gli dice: Se mi vuoi vedere completamente ti devi abbandonare, altrimenti non lo puoi fare. Perché resta quella parte di ego che, ti, che cioè, non puoi osservare il sole e, e tenere le mani sugli occhi. Non puoi. Deve alzare le mani in alto, arrenderti, mi arrendo. <coughs> allora vedi il sole, e ribadiamo che in questa era è possibile solo attraverso il canto del mamantra. Non c'è altro modo, non c'è altro modo, non c'è altro modo perché viene ripetuto tre volte. Perché non c'è modo, attraverso il karma, l'azione interessata non c'è modo attraverso il ghyana, la conoscenza speculativa e non c'è modo attraverso i poteri mistici dello yoga. Quelli che fanno questo che sono anche orgogliosi sono illusi. Casomai vedete personalità che hanno dei poteri incredibili, ma sono poteri che agiscono solo all'interno dell'universo materiale. Uno potrebbe dire, vabbè, mi basta, mi va bene. Sì, però poi quando viene il buio, con chi, con chi ce la prendiamo? Ah, signore, io pensavo che... No? Quindi dobbiamo comprendere la realtà separata dall'illusione. Sarana, sarana <coughs> lana kare krishna atma samarpana Krishna tare kare, ta kale atmasama. Quando un devoto si sottomette pienamente ai piedi di loto di Krishna, di nuovo. Non si sottomette, ma si sottomette pienamente, Krishna lo accoglie tra i suoi compagni confidenziali. Questa è la relazione. Capite? Prima noi lavoriamo per sottometterci, adesso noi stiamo tutti lavorando per sottometterci. La relazione è solo ideale, non pensiamo di avere una relazione con Krishna, perché non è così, è potenziale. Cioè io mi avvicino a, a un amico, cioè a una persona, voglio sviluppare amicizia, no? E allora eh, faccio dei passi per andargli vicino. Ma anche quando gli sono vicino, non ho sviluppato una relazione con lui, perché la relazione inizia quando lui mi accetta. Understand. Questo è molto importante perché, credetemi, è uno dei fraintendimenti più grandi per noi che siamo sulla via della realizzazione spirituale. Quando un devoto si sottomette pienamente ai piedi di loto di Krishna, Krishna lo coglie tra i suoi compagni confidenziali, perché non può accettarti come compagno confidenziale quando hai ancora a che fare con l'energia materiale. Quindi noi adesso stiamo cercando di avvicinarci a Krishna. Più abbandoniamo le cose sfavorevoli e più ci avviciniamo, ma non c'è ancora relazione. La relazione viene, si manifesta, quando lui ci accetta, entra nel nostro cuore. Allora Krishna lo accoglie tra i suoi compagni confidenziali. Ma questo non ci deve spaventare, anzi, ci deve rendere felici, perché questo è sicuro. Dal senso della realtà, della verità, dell'eternità. Cioè, Cristo è veramente buono, non fa de, 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 degli imbrogli, eh, uno lo favorisce, l'altro no. No, io non favorisco e non, eh, e non imbroglio con nessuno, io sono equanime, lui è gentile con tutti. Questo ci deve fare. Eh, ma io pensavo che, io credevo che, ma dobbiamo... allora le scritture a cosa servono? Verso 103. Martio, yada, <totipa> tiakva, samasta karma, nivedi tatma, vicixistome, tadam britatva, prati L'essere individuale che è soggetto alla nascita e alla morte, quando lascia ogni attività materiale, raggiunge immediatamente l'immortalità, dedica la propria vita all'addempimento del mio desiderio e agisce secondo i miei desideri. In questo modo diventa degno di godere della felicità spirituale che deriva da che cosa? Dallo scambio d'amore con me. Molte volte noi questi li lasciamo nel cassettino perché non ci piacciono molto in certi momenti, non ci piace molto sentire queste cose. L'essere individuale che è soggetto alla nascita e alla morte, quando lascia ogni attività materiale, raggiunge l'immortalità, dedica la propria vita all'adempimento dei miei desideri secondo i miei desideri. In questo modo diventa degno di godere della felicità spirituale che deriva la felicità spirituale. Non è perché siamo in un'atmosfera bellissima da godere, oh che bella luce, che bel tramonto! perché tutto è funzionale a che cosa? Allo scambio d'amore con Sri Krishna. E questo scambio non può esserci se noi non raggiungiamo le stesse qualità di Krishna. Quindi nei pianeti superiori, nei pianeti così, noi godiamo. Della bellezza, ma non c'è questo scambio d'amore, quindi è infinitamente inferiore. No? E vogliamo farci una vacanza? Possiamo farcela, ma se vo desideriamo ottenere questo, e di nuovo ribadiamo che questo è possibile in questa era solo attraverso il canto del Santo Nome. Coloro che si illudono in altro modo e che pensano eh ma c'è quest'altro modo c'è quest'altro modo altrimenti si ceitagna non avrebbe focalizzato tutto lì no? dobbiamo comprendere la difficoltà per noi di fare questo senza l'aiuto del, del potere più grande come in questo universo quello del sole come vi ho detto se il sole è alto nel cielo ma dov'è la questione del buio? Quindi se il, so, il Signore sorge nel Tempio del nostro cuore, ma dov'è la difficoltà? Ma fino a che non sorge, la, le, le tenebre sono molto opprimenti. Come fa a sorgere? In questa era è possibile attraverso l'abbandono ai santi nomi del Signore. Prendere rifugio nei santi nomi del Signore ebe Sadhana Bhakti Lakshana, sun, Sanatana, yaha Aite Pai Krishna Prema Maadana. Mio caro Sanatana, e questo continueremo domani. Ascolto ora le regole per il compimento del servizio di devozione con questo metodo si può raggiungere la più alta perfezione dell'amore per Dio il desiderio il, eh, il più desiderabile dei tesori e qui è l'essenza di tutto e eh, sono le cinque le cinque eh, caratteristiche principali del servizio di devozione. Anticipiamolo. Quando si, si impegnano i sensi nel servizio di devozione trascendentale che ci permette di raggiungere l'amore per Krishna, tale servizio è definito Sadhana Bhakti il compimento regolato del servizio devozionale. Questa devozione esiste eternamente nel cuore di ogni essere individuale. Il risveglio di questa devozione eterna è la potenzialità del servizio devozionale realizzata nella pratica. Eh? Questo ci deve togliere ogni dubbio. Alcuni pensano che questo ci viene dato da qualcun altro. Eh? Queste sono le le incomprensioni della realtà spirituale. Questa devozione esiste eternamente nel cuore di ogni essere individuale. Il risveglio di questa devozione eterna è la potenzialità del servizio devozionale nella pratica. Qui siamo all'inizio, qui non c'è relazione ancora. No? È come abbiamo visto prima, ci avviciniamo all'amico, è lì, è molto vicino, è di fianco a noi. Adesso, dopo si sviluppa la relazione. Bene, grazie infinite per la vostra preziosa associazione. Questo nettere sublime ci deve rincuorare. Credetemi, a volte noi diciamo, io pensavo che la verità è sempre la cosa più auspicabile. Eh? Il sole alto nel cielo è la cosa più auspicabile. E il dubbio di Maia. Però, ottenere qualcosa che non è la realtà non è ottenere niente. No? Se noi pensavamo che. Cioè, un, una, una, una cosa è ottenere realmente, cerca di ottenere ciò che avendolo ottenuto nulla più ti resta da ottenere. Se poi ci accontentiamo di dire, ma mi va bene anche i pianeti superiori, mi va bene anche Vaikunta, mi va bene, va bene. Ma non è lo scopo della nostra vita umana. Qui lo dice, questa devozione esiste eternamente nel cuore di ogni essere, noi dobbiamo puntare a questa. E avete, avete sentito quante volte abbiamo letto: il Signore è molto gentile, molto misericordioso, ci offre tutto. Dobbiamo solo, con tranquillità, pazienza, e desiderare di impostare bene la nostra vita in modo molto puro e semplice, il più possibile. E poi dopo seguire quello che adesso ci, ci spiega, che in realtà lo sappiamo già tutti cosa quante volte l'abbiamo detto, eh, fare una vita semplice, diventare umili, gentili, rispettosi, cantare con tutto il cuore, assorbirsi. Non possiamo pensare che se canto a Re Krishna mentre guido la macchina, cioè, se noi desideriamo il tesoro più grande, il più grande dall'amico del cuore, come potrebbe darci questo tesoro più grande se noi gli diamo degli spiccioletti? Ma io quando sono in macchina canto sempre a re Krishna, ma va benissimo. Ma qui Krishna chiede, offrimi te. Vi ricordate, l'abbiamo letto un, att un attimo fa: quando io dico, Mio Signore, io sono tuo. La persona che ha completamente sottomesso il proprio corpo si rifugia in Krishna e prega così il Signore, Mio Signore, io sono tuo. Se sono tuo, il. Offrirò il meglio di me stesso. Non quando c'è uno, uno scampolo di tempo. Almeno, almeno provarci, no? una mezz'ora, un'ora al giorno. Dice: Signore, in questa ora adesso incomincio a essere tuo completamente. Allora vedrete la funzione di Maya, eh? che si riflette nella mente e la mente incomincerà a dire, oh, ma c'è quella cosa là che è molto importante. Incominceremo a sentire il corpo che scricchiola, oh, ma devo badare al mio corpo. E allora, quando è che sono tuo, Signore? Capite? Così, piano piano, incominciamo a comprendere l'arte del servizio di devozione. Come facciamo a comprenderlo? Soprattutto stando con devoti che vediamo che lo fanno realmente, che ci riescono. Dico, ma com'è possibile? Allora chiederò illuminazione a loro. O maghiana ti eh? Come fai? E loro ci diranno sempre la stessa cosa. Ci diranno sempre la stessa cosa. Devi rifugiarti nel Santo Nome. Devi associarti con i devoti, così piano piano acquisti, come stando vicino a, a un musicista, qualche cosa di musica la, la, la prendi, no? Capite? Prendi sempre di più le caratteristiche. E allora arrivi a donarti. E il Signore, ma, più, man mano che tu crei lo spazio, Lui entra ma se noi utilizziamo solo gli scampoli della nostra vita perché siamo così impegnati ma c'ho la famiglia, ma c'ho il lavoro e va bene, e porterai a successo la tua vita materiale. Cioè con chi con chi ce la dobbiamo prendere? Capite? E è una realtà questa, è una realtà di impegno d'amore. Non dobbiamo spaventarci perché è la realtà, no? è la realtà. Dobbiamo essere pazienti: sono cose che si conquistano, non, non ci sono miracoli. No? Si conquistano piano piano come siete andati a scuola, avete imparato a, a fare le operazioni, così. Qui ce, ce, lo, ce, lo, ce lo spiega proprio. Quando si impegnano i sensi nel servizio devozionale trascendentale, è, è la scuola, eh? iniziamo dall'elementare, questo, ci permette di raggiungere l'amore per Krishna, tale servizio definito sadhana bhakti. Questa è la scuola, il compimento regolato di questo servizio devozionale. Questa devozione e già, potenzialmente, esiste eternamente nel cuore di ogni essere individuale. Esiste, è lì, tranquilla, tranquilli, non potete perderla, da niente e per niente. Il risveglio di questa devozione, eterna, è la potenzialità del servizio devozionale realizzato nella pratica. Cosa significa in poche parole? Non possiamo offrire solo scampoli della nostra vita. Ma almeno incominciare certi momenti più importanti, è detto al mattino è il periodo migliore, no? Una, due, tre ore, se non siete abituati, un'ora, non pensate che basta andare ai corsi integrati ad avere un diploma, perché lì la mente è molto presa da tante cose, no? Dobbiamo essere noi, noi con noi stessi, noi con, nel nostro cuore a offrirci al Signore giorno dopo giorno, essere lì. Ecco, questo sono Signore, come dice Uddava, sono questo, sono così piccolo. No? Allora il Signore incomincia a, a, a colmare dove abbiamo tolto, no? e entrare piano piano, una goccia alla volta. Arriverà il giorno che inonderà tutto. Ci vuole fede. E noi l'acquisiamo stando vicino a persone che ce l'hanno, leggendo queste scritture che ci spiegano tutto. Capite? Non dobbiamo spaventarci. Ma io pensavo che beh, stavo a prendere l'iniziazione andare a fare un viaggio in India, fare questo, prendere il maprasada. Certo, queste cose aiutano, ma il più grande maprasada siamo noi stessi. Il Signore desidera noi. Già, buona giornata a tutti, grazie, continuiamo questa sera la lettura del meraviglioso Brihad Bhagavatamrit e domani continuiamo la città neaceritana. Rade, rade.